Eccoci qui all'evento. Vediamo se si vede ok. Buongiorno, anche a te Davide. Vediamo questa guerra più che altro per far capire le difficoltà dei giochi di una volta, in particolare della roba NEC, che era veramente esagerata. Come difficoltà mettevano addirittura minimo normal, nemmeno easy. Allora, queste sono le due versioni del gioco. La giapponese è Winds of Thunder. Questo è sigillato, quindi non posso usarlo, altrimenti avrei usato sicuramente la giapponese. Questo è Lords of Thunder, in versione americana. Questo è il mio duo da battaglia, con l'adesivo del mio miglior gioco preferito, Forest of Eden 2, modificato in RGB, così che si può vedere al meglio possibile. E il disco di Lords of Thunder. Su CD la macchina è compatibile con qualsiasi gioco, sia americano che giapponese. Questi quindi sono i giochi. Allora, piazziamo qui. Zoomare un pochino, sì, più schermo intero possibile. La compatibilità è nativa solo con i CD, le cartucce proprio niente da fare, giapponese con giapponese, americano con americano. Allora, intanto partiamo con l'intro. Il punto di forza di questo gioco sono tre punti di forza. Il primo principale è la giocabilità, che è veramente incredibile. Poi l'audio, che è forse il miglior audio mai sentito su uno shooter. E ultima cosa, anche la grafica spettacolare con zero rallentamenti. Insomma, il mio gioco preferito in assoluto shooter. Ciao Francesco. E si va, di schitarrone. Thank you.
configurazione abbiamo la difficoltà normal, hard e super. Quindi niente easy. Normal, hard, super. Con il sistema musicale possiamo sentire tutte le musiche del gioco e gli effetti del gioco, che sono ben 81. Adesso vediamo la differenza, una cosa veloce, una differenza tra normal e super in un livello, e per spiegare la vera differenza che sta, insomma, in questa difficoltà pazzesca. Basso un po' il volume, ve lo spiego al volo. Andiamo con normal. Per esempio andiamo su Bosque, che è un livello molto difficile. Secondo me i più facili sono Deserto, Ausal e Ado. Poi seguire questo qui del fuoco, Bosco e Celom, che è il più infestato in assoluto, è la follia. Se andiamo su Bosco, vediamo com'è con normal. Possiamo scegliere armature. Io preferisco la mia armatura della terra. Così puoi scegliere quella dell'acqua, quella del vento e quella del fuoco, sono diversi come attacchi. Andiamo sulla terra. Qua c'è lo shop, dove possiamo prendere le bombe, che sono importanti. Massimo 3 bombe. Poi si può scegliere la potenziale energia, ovviamente è il costo diverso. All'inizio partiamo con 300 soldi, quindi non possiamo prendere altro che bombe e un pizzico di energia. Altrimenti ci sarebbe pure da prendere lo scudo, che ti blocca due colpi, questo qua o tre colpi d'ultimo. La differenza, poi possiamo prendere il potenziamento dell'arma, quello 1 o 2. Poi c'è l'elisir, che è importantissimo per livelli finali, dove quando muori ti ricarica al massimo energia, e il continuo, che alla fine non serve a niente, anche perché quando muori è difficile recuperare la partita. Andiamo quindi a vedere normal al volo come funziona il livello. All'inizio si comincia con dei mostri che arrivano in avanti e diciamo, lasciano i soldi. Spariamo, si spara, non spara nessuno, diciamo che c'è pochi proiettili in giro, anche se sono parecchi nemici ovviamente. E così insomma si va a sparare avanti, si prende gli oggetti. Queste gemme servono per comprare i potenziamenti. E mentre ci sono le, come si chiama, delle potenziamenti dell'arma, adesso vediamo se ce la riesco a trovarli. Quando vieni colpito perdi sia un po' di energia che il potenziamento dell'arma, tipo questa qui, l'arma, che va, questa qui è l'arma, la rossa, sta in energia, e quando viene colpito perdi sia un po' di energia che anche l'arma, quindi quando tu l'arma la potenzi, appena colpisce, cala anche quella. Questo è con normale. Adesso vediamo con super la differenza del livello. Super, abbiamo lo stesso livello con super. Andiamo diretti. Vedete già i nemici come sparano. Quando muoiono lasciano il proiettile. Ogni nemico, quasi tutti i nemici che muoiono, lasciano il proiettile. Quindi ogni nemico devi sapere la traiettoria di quando muore, come arriva il proiettile. Sempre, in continuazione. È un continuo muoversi, è un continuo scartare. È l'inferno fatto gioco. Adesso quindi proviamo a iniziare la partita, vediamo dove arrivo. Comunque è sempre uno spettacolo giocare con Super, perché dà un'emozione incredibile. Uno dei pochi giochi che dà questa emozione pura adrenalina al 100%, oltre che l'audio estremo.
Andiamo con Super. Speriamo che non si blocca la musica perché ultimamente il duo comincia un po' a cedere a forza di anni di lavoro. Vediamo. Pompiamo un po' di audio. Che senza carica qua è difficile. E andiamo. Poi sul Thank you.
sì, Francesco, questo gioco è disumano. Questa difficoltà è ancora più disumana. Gelato! Gelato non piace. Bestiale. Scolpito sulla testa, se no non mi fai niente. Ciao Marco, sto soffrendo. Difficoltà malata. E da qui in poi si comincia veramente a tribolare. Da qui in poi il gioco diventa di una follia pura. Che già qui lo è, fino a qui. Questo livello è durissimo. E a comprare il mondo da qui in poi.
E adesso si passa alla follia, il bosco. Pad classico, sì. Io solo pad. Dai, non l'hai chiamato? Speriamo di non perdere la concentrazione. Ah.
pure sconcentrato mi hanno chiamato. Sarà difficile adesso. Impossibile cielo. Io non garantisco nulla, eh. Questa è veramente la follia. Bestiale sto livello, la follia. Soffrendo. E muori, maledetto. Senza elisir, grande. Adesso è tu stesso.
livello è come fosse un suicidio, dove la difficoltà fatta gioco. Qualcosa di estremo. Al limite. Vai. Impossibile, me la faccio. Provo. Thank you.
sto mollando, Francesco, al limite. Ultimo boss, questa è la follia pura. Ah. Le bombe. Elisir. Dai, forse se la fa. Ti carica al massimo, ti ricarica farina. Farina. Mano dolente! Ah! La mano! Landis! Un tratto più devastante qui, musica paurosa, carica al massimo. Senza Elisir! Miglior partita che ho fatto! Ma ero veramente al limite, mamma mia, al limite. La mano sinistra ancora fa malissimo. E Mr. Neck sovrasta il PC Engine. Sì, con il normalissimo controller.
E io che sono l'amante del controller. Grazie a tutti della visione, vediamo se il nostro Marco Scandroglio riuscirà anche lui a battermi con Super e riuscire a finire il gioco. E ci sentiamo per la diretta del Wonder Mega, spero prossima settimana. Ciao a tutti ragazzi!